quel documento sul debito pubblico che ha fatto innervosire parecchi soggetti, e mi farebbe piacere invece sentire in un confronto politico aperto tra militanti e non tra gerarchie finto politiche, mi piacerebbe sentire quali sono le reazioni, quindi anche su quello penso che ci sta modo di intervenire, anche se non è diciamo, legato in modo così diretto alla questione della nascita e della morte dell'euro, anche se ovviamente i legami ci sono tutti quanti. Quindi parto un attimo da prima dell'euro. Abbiamo visto come fondamentalmente la questione dell'euro non è altro che uno sviluppo dei processi che si avviano negli anni 90, che portano, a partire dall'unificazione tedesca e dal crollo del blocco sovietico, portano nel 92 alla crisi valutaria, alla fine dello SME, alla fine di fatto dello SME, e al rilancio dal punto di vista dei rapporti europei di un'unione valutaria vera e propria, che porterà poi al lancio concreto dell'euro. Quindi il dato sul quale dobbiamo soffermarci ora è innanzitutto qual è il progetto che c'è dietro la costituzione dell'euro, e su questo io vorrei subito sgombrare il campo da una interpretazione sicuramente in campo che a me non convince affatto, quindi la discutiamo un attimo e poi proviamo a vedere quali possono essere invece altri scenari. Il primo scenario, quello che è stato spesso chiamato in causa anche a livello politico per quel poco dibattito che c'è stato prima della decisione di aderire all'area valutaria dell'euro, l'idea era quella che in qualche modo se l'Europa si fosse unita a livello valutario avrebbe potuto fare fronte e sfidare in qualche modo il potere assoluto del dollaro, dell'area del dollaro, quindi questioni di signoraggio internazionale. Sicuramente da parte di alcuni c'è l'idea che nel momento in cui un'area valutaria come l'euro, quindi di una parte di mondo occidentale avanzato, i paesi a PIL più alto, quindi quelli che hanno un impatto sull'economia più grande, decidono di unirsi anche a livello internazionale, le diverse istituzioni finanziarie dovranno tenere tra le varie riserve una certa quantità di euro, e quindi questo dà poi dei benefici a chi effettivamente emette questa moneta. Quindi soprattutto il riferimento qui è uno scenario di rapporti esterni della zona euro. La zona euro che si vuole imporre a livello finanziario nei confronti del dollaro e dello yen, delle due aree principali valutarie, e a livello economico, di economia reale, di imporsi come polo che possa sfidare la produzione sempre più delocalizzata a Oriente, ma in qualche modo anche il primato tecnologico sempre più concentrato negli Stati Uniti. Quindi questo quadro incentra molto sui rapporti esterni della zona euro il significato stesso di questo progetto. Io invece vorrei, ovviamente su questo poi dite voi quello che pensate, io vorrei invece insistere su un aspetto che è assolutamente interno. Sostanzialmente io credo che l'idea di un'area valutaria dell'euro non fa che proseguire quel processo cominciato già dagli anni 50, che passa per la costituzione di un mercato unico europeo, il cui passo successivo, nonostante i fallimenti, i tentativi falliti, parlo del sistema monetario europeo, che non permettono di mantenere tassi di cambio veramente fissi all'interno dell'Europa, del continente, con il lancio dell'euro finalmente si porta a termine quel progetto di mercato unico, quindi facilitare gli scambi di merci all'interno dei paesi europei, e anche a livello finanziario la tesi che sostengo è che introducendo tassi di cambio veramente fissi all'interno dell'Europa, fondamentalmente i rapporti di competitività con gli altri blocchi di produzione mondiale non si modificano, quello che si modificano sono i rapporti interni ai paesi europei. E da questo punto di vista, se lo leggiamo in questo modo, già ci avviciniamo anche alle ragioni per le quali oggi l'euro è in crisi, ossia è in crisi perché alcuni paesi dell'Unione non riescono a far fronte agli impegni che hanno preso.
Quindi quello che poteva essere, almeno sulla carta, secondo alcuni, un progetto dal quale avrebbero tratto beneficio tutti i partecipanti, a questo punto è palese che ci sono delle contraddizioni marcate tra diversi paesi, tra diversi blocchi di paesi, e questo probabilmente sarà la causa che poi porterà da qui a qualche mese a rivedere questi accordi dell'euro e probabilmente anche all'uscita di alcuni paesi da questa unione valutaria. Faccio un attimo sempre un passo indietro al 92, quando saltano gli accordi valutari dello SME, perché noi lì già vediamo il ruolo centrale della Germania. Ricordatevi, l'avevamo discusso anche l'altra volta, lo SME entra in crisi perché vengono attaccati i paesi periferici, viene attaccata la lira, vengono attaccate il fiorino, soprattutto la sterlina inglese, il franco francese anche, ma il grosso è la sterlina inglese, e il primo che salta poi è la lira italiana. Ora, perché dico che lì fondamentalmente, anche se sono tutti questi i paesi che vengono chiamati in causa, l'unico attore che conta è quello che nessuno nomina, cioè la Germania. Perché in realtà il fatto che tutti questi paesi avessero difficoltà dal punto di vista finanziario a mantenere il tasso di cambio fissato derivava fondamentalmente dal fatto che la Germania, dovendo finanziare la riunificazione e quindi anche la colonizzazione, se così vogliamo dire, dal punto di vista finanziario della parte orientale e poi di lì proiettarsi sui paesi dell'est europeo, ha avuto una politica di tassi di interesse alti, quindi ha dovuto attrarre capitali. Questi tassi di interesse alti tendono a rafforzare il marco, quindi fanno apparire deboli le altre valute, e in realtà, siccome il sistema dello SME, che abbiamo discusso l'altra volta, come sua struttura consente la speculazione vincente al ribasso e non al rialzo, la speculazione ovviamente non attacca il marco, ma attacca chi in quel momento è svalutato rispetto al marco. Quindi di fatto la valuta deviante era il marco tedesco. Il fatto che il marco fosse sopravvalutato, sottovalutato, faceva apparire come sopravvalutati gli altri. Quindi a questo punto la speculazione attacca gli altri per svalutarli, e quando ci riesce tutto salta. Quindi lì noi già vediamo che fondamentalmente già quegli accordi erano incentrati sulla Germania, erano incentrati sugli interessi interni della Germania, e nel momento in cui la Germania fa un salto di qualità, perché l'unificazione tedesca è uno dei più grossi salti di qualità a livello economico che accadono all'interno dell'Europa, ovviamente lo considero un tutt'uno col crollo dei paesi del blocco sovietico, il progetto poi di unione valutaria non fa altro che sviluppare questa esigenza strettamente legata al capitale finanziario e industriale tedesco. Quindi questa fase che va, diciamo, durante gli anni 90, che prepara la costruzione di questa nuova valuta unica, è una fase in cui la Germania sta organizzando, sta pianificando un regime di crescita che durerà per alcuni anni, per diversi anni, forse decenni, all'interno dei quali si prevede già una difficoltà europea di affermarsi a livello internazionale. E di fronte a questa situazione, quindi già, se voi poi adesso andiamo anche a discutere alcuni dettagli strutturali di come funziona l'euro, e vedremo che l'euro può funzionare soltanto con politiche fortemente restrittive. Quindi già di per sé il progetto prevede non un sistema che cresce a due cifre, un sistema che fatica a crescere, ma questo non è un problema, perché dal punto di vista della Germania la crescita tedesca sarà comunque trainata dai paesi periferici aderenti all'euro, i quali con la loro domanda non faranno altro che facilitare le esportazioni tedesche. E questo è quello che poi di fatto avviene. Quindi già nel disegno noi abbiamo tutti gli elementi per capire perché questo non poteva che essere un progetto transitorio per consolidare il potere economico della Germania all'interno dell'Europa, e nel momento in cui questa fase volge al termine, il primo paese ad avere interesse a che questo finisca è la Germania stessa. Allora, vengo a raccontarvi due cose molto rapidamente che fanno capire
le rigidità strutturali e restrittive, recessive della zona euro, che sono gli aspetti che riguardano la politica monetaria e la politica fiscale. La politica monetaria, lo sappiamo subito, viene demandata alla BCE, quindi c'è un trasferimento di competenze, di poteri dal nazionale al sovranazionale, e in più la BCE viene dotata di uno statuto secondo il quale gli è impedito di fare qualsiasi azione, di qualsiasi politica monetaria favorevole alla crescita. Cioè si stabilisce un obiettivo, un unico obiettivo, che è quello antinflazionistico, su parametri peraltro molto, molto duri per tutti i paesi periferici. Mentre la Germania è un paese storicamente a bassa inflazione, gli altri paesi che venivano da percorsi a più alta inflazione, dover imporre con un breve periodo di transizione l'entrata a regime sotto il 2% di inflazione è una cosa che ovviamente ha delle implicazioni recessive. Questo si traduce dal punto di vista della politica monetaria nell'impossibilità di utilizzare la leva della creazione di moneta per stimolare la crescita, perché ogni volta che tu crei moneta forse stimoli la crescita, ma senz'altro stimoli anche l'inflazione. Siccome l'obiettivo della BCE è antinflazionistico, la politica monetaria espansiva di fatto è proibita.